che cosa spinge un ragazzo di 26 anni a entrare in seminario? A quanto tempo mi dai? Perché in 5 minuti non è facile. Certo. Cosa spinge a entrare in seminario un ragazzo? Ma non lo so, sicuramente è un incontro con una persona che si chiama Gesù Cristo. Questa è la cosa fondamentale, no? E quando incontri questa persona, che non è una teoria ma è una cosa concreta, capisci che il senso della vita, tutto quello che tu puoi cercare a 18, a 20 anni, lo trovi lì. Ti interrompo un attimo. Dimmi. Tu hai mai avuto una ragazza? Sì, l'ho avuta. Più di Quindi me. Hai avuto anche dei rapporti? Sì, perché sì, ho avuto anche dei rapporti, sì. Però io non ho visto... pensi che ti mancherà avere una compagna, avere un'amica? Allora, come dicevo prima, sicuramente avere una donna accanto è una cosa bellissima. Avere una famiglia è una cosa bellissima, avere dei figli è una cosa bellissima. E tante volte arriva il pensiero di dire: ma Davide, ti rendi conto che stai andando verso una vita solo? No. Non solo consapevole, ma pure felice della mia scelta. Felice, realizzato. Anche perché tutto quello che io ho dato al Signore, cioè sacrificando una ragazza, sacrificando l'affetto di amici, sacrificando anche la famiglia, il Signore mi ha ridato il centuplo. Ovviamente assieme anche a difficoltà, assieme anche a tentazioni, a... cioè ecco, non è che ora cammino tra le nuvole, cammino sulle rose, no? Ci sono anche le spine, voglio dire, ci sono anche i momenti di... Ecco, nella vita di una persona ci sono diverse tappe, no? Uno sì. Si laurea, si sposa magari o va a convivere, fa dei figli, migliora la posizione nel lavoro. Nella vita di un prete quali sono questi step? Cioè, prima diventi sacerdote, allora, poi diventi prete. Allora, io ti posso dire quello che mi è stato insegnato e quello che penso io, no? Sì. Allora, guarda, io faccio parte di un seminario missionario. Anch'io ho fatto alcune esperienze in Colombia, in Messico, in Santo Domingo, sono stato anche in Israele, insomma, il nostro seminario ci forma a essere missionari, a non avere né una casa, né soldi, né niente. Infatti non abbiamo niente, cioè quello che ho mi è stato tutto regalato. Davide, tu prima di fare il prete? Studiavo all'università, studiavo storia, avevo in testa anche di continuare, specializzarmi in scienze politiche perché mi piaceva molto la storia, anche comunque sarebbe piaciuto lavorare in politica, ecco. La tua famiglia è credente? Ti ha appoggiato sì, nella tua scelta? Grazie alla mia famiglia, che fosse stato solo per me, io sinceramente non sarei stato in chiesa, te lo posso dire tranquillamente. Io già a 16 anni, mi piace la musica, e a 16 anni io ho avuto molti problemi con la mia famiglia proprio per questo, perché io della chiesa non volevo scappare dalla chiesa, perché secondo me erano tante stupidate. E io vedevo i miei amici che suonavano, che fumavano, bevevano e dicevo: là c'è la vita. I miei genitori, anche con le maniere forti, mi dicevano: no, tu non vai, la vita non è lì. Poi l'ho capito successivamente che grazie ai miei genitori ho incontrato Gesù Cristo. I tuoi amici come l'hanno presa? Allora, io ho molti amici dell'università che ancora con cui mi vedo, con cui mi sento, che non condividono forse la mia scelta perché hanno anche loro un giudizio verso la Chiesa, no? Però a me li vogliono bene. E una mia collega una volta mi ha detto: io da piccola ho avuto un problema con un prete e per me la Chiesa è finita lì, ma se tu diventerai prete io tornerò a confessarmi. Ecco, siamo a Genova, avrai sentito parlare nei mesi scorsi del caso di Don Seppia, il parroco sì. di Sestri Ponente. Commento su questo lato oscuro della Chiesa? Il commento te lo posso dire subito. Ah, già poi io. Allora, io penso questo. Tutto al contrario. Io penso questo. La Chiesa è santa perché voluta da Dio e da Gesù Cristo. I preti che fanno questo tradiscono la loro sposa che è la Chiesa.